Buonasera a tutti e ben ritrovati a Lunedì Sport. Tacopina Italian Football Investment SRL e VetroResina SPA comunicano che, in data odierna, è stata perfezionata l'acquisizione da parte di Tacopina Italian Football Investment SRL del restante 51% della partecipazione detenuta da VetroResina SPA in Spalle SRL, dando così esecuzione agli accordi sottoscritti nell'estate del 2021 ad oggi pertanto Tacopina Italian Football Investment Srl detiene il 100% del capitale sociale di Spal SRL. E questa è la notizia che ci è giunta nelle ultime ore, la novità eh, principale di Casa Spal. Ieri appunto è avvenuto il pareggio invece con il Pordenone partita che è finita sull'1-1. La squadra di Venturato dopo questo pareggio si trova in quattordicesima posizione della classifica con 23 punti. Questa sera sono qui con noi per parlare appunto di tutte le novità di Casa Spal delle ultime ore, delle novità sul Mercato E della partita di ieri, Riccardo Cervellati, ex portiere della Spalla. Ciao Riccardo, e ben ritrovato. Ciao a tutti. E Stefano Manfredini, del resto del Carlino. Buonasera. Ben ritrovato, Stefano. Vi ricordo che st per stare in contatto in con noi potete scriverci un sms al 439 000 3337. Seguirci sul sito di www.telesense.it o su Facebook sulla diretta di Telestense o Telesense Sport. Potete scrivere dei commenti, appunto che vi leggeremo e vi risponderemo. Alessandro, nella partita di ieri speravamo in una vittoria contro il Pordenone, partita invece che è terminata con un pareggio, Spalca ha dovuto anche far fronte alle tante assenze come quella di Mora, Viviani ed Arriva, però vista la prestazione è un risultato tutto sommato giusto. Sì, ci può stare. Buonasera a tutti. Ma eh, prima di entrare, eh, dare uno sguardo alla gara di ieri, riteniamo opportuno invece soffermarci sull'ufficialità del definitivo passaggio di eh, consegne dalla vetroresina, per meglio dire, dalla famiglia Colombarini a Gioetta Copina. Finisce quindi un'era che. Ha portato la Spal in otto anni dalla serie C2 sino alla serie A grazie all'impegno della famiglia Colombarini che si era fatta carico della Spal in un momento molto molto difficile, ricordate la Spal era in, la Real Spal si ritrovava in, in serie D, tra l'altro in una situazione particolarmente difficile. C'è stato invece eh, questo passaggio di consegne da Roberto Benasciuti e Roberto Ranzani alla famiglia Colombarini. alla, alla Presidente di Walter Mattioli, e c'è stata questa grande escalation che ha portato i bianco grazie anche al lavoro di Leonardo Semplice, sino alla Serie A. Poi, nella scorsa estate, è maturato questo passaggio di consegne che si eh, era già praticamente concluso nel corso di questa calda estate, mancava l'ultimo tassello, perché eh, sino ad oggi le quote erano divise 49% a Gioia e Tacopina alla eh, sua società e 51% ancora eh, alla famiglia Colombarini l'aveva già detto alcuni giorni fa a Gioia e Tacopina non ci sono eh, assolutamente problemi, si tratta solo di eh, passaggi formali di passaggi tecnici di eh, passaggi burocratici e oggi è arrivata la sigla definitiva con il comunicato congiunto eh, sottoscritto sia dalla famiglia Colombarini che è da eh, Gioe Tacopina, che da oggi è al 100% è proprietario della Spalla. Riccardo Cervellati, quindi oggi possiamo dire che completamente inizia una nuova era. Sì, eh, assolutamente. Possiamo dire che Tacopina ha mantenuto gli impegni e le promesse, le promesse che aveva fatto quest'estate e quindi va a lui il massimo rispetto. Poi per fare una battuta, non so se stappino più champagne, da copina oppure i colombarini questa sera, perché anche loro credo che siano molto contenti dell'esito favorevole e positivo di, di questa trattativa. Credo che fossero, come abbiamo detto tante volte, hanno fatto tanto, ma erano arrivati un po' al limite per miliardi di motivi, quindi credo che attendessero anche loro questa giornata con grande trepidazione e quindi saranno tutti felici questa sera di questo cambiamento totale alla guida della spalla. Stefano, un cambiamento che ha avuto inizio quest'estate? Sì, diciamo che oggi è soltanto l'ultimo passo, si chiude questo cerchio eh, che si era aperto la scorsa estate, se non sbaglio tra fine maggio e inizio giugno con l'arrivo inizialmente in punta di piedi di, di, di Tacopina a Ferrara, poi insomma, eh, la trattativa è decollata e poi ad agosto si è, si è arrivati a questo passaggio di consegna che adesso si è concluso in, in maniera positiva. Eh, adesso insomma, eh, la Spalla ha, ha fatto un mercato un po' complicato la scorsa estate. Si è visto qualcosa di più a gennaio, aspettiamo che la prossima estate si proceda finalmente a gonfie vele per eh, concludere questo progetto a lungo termine che Eta Copina ha detto di, di voler effettuare. Riccardo, come giudichi tu questo primo periodo di gestione Eta Copina? Diciamo metà campionato. Io Lo giudico in maniera molto positiva, molto positiva perché sinceramente quest'estate, l'estate del 2021 è un'estate molto particolare e come stavo accennando prima, la famiglia Colombarini era stanca, assolutamente stanca della conduzione della Spala e quindi alla fine... Eh, non vedeva l'ora, penso, di trovare un nuovo acquirente, però questa cosa aveva trasmesso grande negatività in tutto l'ambiente, nell'ambiente interno e anche esterno. Eh, I risultati erano stati veramente poco incoraggianti dal punto di vista sportivo, il pubblico pretendeva tanto e quindi, e quindi credo che sia stato assolutamente necessario un cambio. Tacopina ha fatto esattamente l'opposto di quello che stava facendo prima. Ha ridato un nuovo impulso positivo alla società, ha cercato di fare dei cambiamenti a livello di immagine, con un impatto diverso, un rapporto diverso con quello che è all'esterno, sia a livello di stampa e anche di pubblico, e ha riportato, secondo me, un'energia assolutamente positiva dentro l'ambiente. Poi, le situazioni economiche le conosciamo, non si poteva pretendere a chissà cosa in questi primi sette mesi, però credo che con anche... Eh, la ciliegina sulla torta di oggi abbia assolutamente mantenuto quelli che gli impegni presi e le stia correndo nella maniera giusta. Stefano, da oggi ha mani totalmente libere, in realtà le aveva già uh, da quest'estate perché la gestione era totalmente, anche economicamente a suo carico, ma oggi ancora di più può uh, decidere le uh, strategie future. Esatto, adesso possiamo dire veramente la spalla di Giotta Copina e come hai detto giustamente insomma, la sua impronta si era già vista eh, parzialmente la scorsa estate e in maniera più decisa nel corso del mercato di riparazione. Eh, si concluderà, eh, proseguirà questa stagione, ci auguriamo eh, centrando l'obiettivo minimo di una, di una salvezza tranquilla e, e poi aspettiamo che, che finalmente il progetto possa decollare l'anno prossimo. Non, non dimentichiamo che Tacopina arrivò a Ferrara eh, annunciando insomma, la sua intenzione di voler riportare la Spal. Dove era in precedenza, cioè in Serie A. Ha parlato di un programma Riccardo triennale, Gioia Tacopina. Eh, Quest'anno salvezza tranquilla, anche se eh, in questi ultimi giorni ha alzato un po' eh, l'asticella. Eh, L'anno prossimo, perlomeno, i playoff. Poi, nella terza stagione, il eh, salto definitivo di qualità. Sì, io credo che sia necessario. È chiaro che se dovesse riuscire ad abbreviare i tempi, eh, tutti saremmo ben contenti, però, felici lui che... in testa. Quest'anno fosse veramente un anno difficilissimo dal punto di vista economico perché ci si portavano indietro ancora tante situazioni veramente impegnative, soprattutto come ingaggi di qualche giocatore. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, anche l'anno prossimo nel bilancio si dovranno fare i conti con alcuni ingaggi Punti. pesanti. Eh, Viviani a parte, che è forse il miglior giocatore eh, a livello di rendimento e continuità di questa stagione su cui può fare affidamento alla spalla, però ci sono altre situazioni ancora particolarmente delicate, quali quelle di, di Francesco, ma soprattutto quella di Musa che ha un contratto per altre due stagioni. Stavo appunto dicendo questo, che anche quest'altro anno sarà un anno magari si è un po' alleggerita la situazione, ma non credo che sia possibile fare tantissimi investimenti e, e poter fare una super squadra per competere per la serie A, poi tutto può succedere. Io credo che serva, possa partire dalla stagione 2023-2024 questo tipo di programmazione perché a quel punto credo che la situazione dei bilanci sia, sarà assolutamente risanata. Nel frattempo siamo alla mezz'ora della prima frazione di gioco a Salerno in questo spareggio salvezza, forse ultima spiaggia, soprattutto per eh, la formazione campana. E si sono già registrati quattro gol, due per parte. Quindi siamo sul 2-2 tra Salernitana e, e Spezia. E Stefano, veniamo all'attualità. Uh, eh, questa Spal che ieri ha pareggiato Alignelo Sabbiadoro sul campo del Pordenone con tanti eh, nuovi innesti sia su un fronte che eh, sull'altro. però eh, se devo dire eh, sinceramente come la penso, eh, alla vigilia eh, tutti speravamo di tornare da questa trasferta friulana con i tre punti. Sì, beh, è un pareggio che ha un sapore completamente diverso rispetto a quelli. Che erano arrivati nelle prime due gare del nuovo allenatore perché, insomma, col Benevento e col Pisa avevamo accolto quei punti eh, in maniera positiva. La Spal veniva da un brutto periodo, veniva dal Covid, e poi è arrivato, sono arrivati questi risultati positivi, è arrivato il mercato soddisfacente e si guardava. Alla trasferta con l'ultima in classifica con, con ottimismo, insomma, e invece, invece è arrivata una prestazione dalle due facce, eh, troppo, troppo brutto. Insomma, il primo tempo, ritmi troppo bassi, eh, ha, ha giochicchiato la spalla per lunghi tratti ed è stata punita la prima disattenzione alla seconda perché c'era già stato Sì, è vero, pochi quel, quel minuti pericolo. prima di Gavazzi. Nel secondo tempo è entrata in campo una squadra completamente diversa, decisa a ribaltare il risultato, ci è riuscita solo parzialmente e, e all'ultimo si rischiava anche quella beffa, sarebbe stato sinceramente troppo, però insomma, il calcio è anche questo e se Demba non avesse messo le sue manone su, su quella palla, oggi staremo parlando addirittura di una sconfitta. Comunque due punti persi per quanto mi riguarda. Riccardo? Sì, prima della partita sicuramente ci si aspettavano eh, una vittoria a Pordenone, almeno su quelle che erano le… le eh, quello che è stato detto anche una volta terminato al mercato… Dal, dalla stessa dirigenza, però dopo le partite vanno giocate. Io, è chiaro che eh, la spalla è più forte del Pordenone eh, su questo non c'è dubbio, però mh, questa partita ha ricalcato più o meno quello che avevamo visto anche in, in, momenti, di, in momenti precedenti, un tempo buono ma un tempo non buono. Eh, Sono d'accordo sull'analisi fatta da Stefano, alla fine, alla fine il risultato penso sia anche giusto. Magari la squadra eh, dimostra un, un atteggiamento in campo completamente diverso da quello che aveva con Crotet, i rischi dietro cioè, sono molti meno, però poi alla fine pecchiamo sempre in fase offensiva come peccavamo prima. Quindi credo che alla fine il risultato possa essere giusto anche se la Spalla ha avuto qualche occasione in più sinceramente per vincere la partita rispetto al Pordenone. Qualche attenuante c'è, centrocampo tutto nuovo con il debuto? Dei due nuovi acquisti, Zanellato e Pinato, era indisponibile anche Viviani e ha giocato Esposito. Sì, però non è che sia cambiato tanto rispetto alla qualità della squadra, sia molto diversa rispetto a prima. Chiaramente, sono ragazzi più giovani che hanno più dinamismo, però alla fine, alla fine non mi sembra che le cioè che il centrocampo della Spal di oggi sia molto più forte di quello che ha giocato in, in, fino adesso, ecco, comunque almeno per quello che si è visto ieri, bisogna aspettare un attimo Pinato e Zanellato e vedere un attimino come possono integrarsi e migliorare in questo periodo. Direi che il momento abbiamo iniziato a da dare uno sguardo alle prestazioni dei giocatori per cui... di andare a sentire i giudizi dei singoli giocatori grazie alle, pagelle, alle nostre pagelle in collaborazione con l'edilizia Marchetti. Tiam 7,5. Il punto che la Spal porta a casa da Lignano è tutto suo. Ci volevano i suoi centimetri, la sua velocità nell'andare a terra per mettere sul fondo il rigore calciato a fil di palo e con potenza da Vokic alle soglie del novantesimo. Da assolvere sulla rete di Butic, che gli fa passare il pallone tra le gambe, ma da due passi. Dickman 5,5. Spinta costante quanto confusa, non è impeccabile nell'azione del vantaggio friulano. Vicari 5,5. Troppo leggero e indeciso sul da farsi nella marcatura di Di Serio, che ha contribuito in modo pesante alla rete dei padroni di casa. Meccariello 5,5. Passo indietro rispetto all'impeccabile prestazione con il Pisa, insuperabile nel gioco aereo, quanto in apprensione in quello a terra. Resta il dubbio se non potesse far meglio nella marcatura su Butic in occasione del gol dell'attaccante croato. Celia lì a 5,5, vale il discorso fatto per Dickman, tanta spinta e volontà al pari della ridotta efficacia e lucidità. Zanellato 6, considerate le difficoltà di un debutto forzato per l'infortunio di Dariva e la minima conoscenza con i nuovi compagni al tirar delle somme una stiracchiata a sufficienza se la porta a casa. Lecito però aspettarsi qualcosa di meglio. Esposito 5,5 non sfrutta l'occasione offertagli dal forfè forzato di Viviani per dimostrare di meritare maggiore considerazione. Nel primo tempo non lo si vede quasi mai, più in partita nella ripresa, non sufficiente per non far rimpiangere il 77. Pinato 5,5 vedi Zanellato, anche se un gradino al di sotto dell'ex centrocampista del Crotone. Giudizio che va doverosamente rimandato alle prossime uscite. La sensazione è che da qui a fine stagione potrà assicurare un contributo importante. Mancosu 7. Non fosse stato per il rigore respinto da Tiam, sarebbe spettata lui la palma del migliore, sempre nel vivo del gioco e anche per andare in soccorso ai centrocampisti non in grande giornata. Delizioso l'assist per Finotto, che di testa graziato un Perisan già rassegnato a raccogliere il pallone dal fondo della rete. Bido, e 6,5, il migliore dei debuttanti. Ha difeso tanti palloni lottando senza timori, consentendo alla squadra di alzarsi. E il lancio per il gol del pareggio da solo vale mezzo punto. Finotto, 7. Sprecato il cioccolatino, offertogli dall'ispirato Mancosu. Si fa perdonare con la corsa verso Perisan che infila con freddezza, ritrovando la rete che gli mancava in maglia bianco-azzurra da 1913 giorni. Trova fiducia e impegna in un altro paio di circostanze il portiere dei friulani che deve fare gli straordinari per evitare la seconda capitolazione. Concordate un po' su questi giudizi o avete qualcosa da ridire? Ma più o meno concordo quasi in tutto. Secondo me, Finotto è stato un po' la... il giudizio. Secondo me, su Finotto è un pochino peggiore di un 7. 6,5, ecco. perché comunque ha avuto un'altra occasione molto importante, anzi, due: una di testa dove lì si dovrebbe fare gol e anche l'altra in contropiede, più o meno simile a quando ha fatto gol. Sicuramente la prestazione è stata buona, però alla fine l'attaccante va anche valutato. Poi sul rapporto fra i gol fatti e le occasioni create. Lui è bravissimo in contropiede, ma una grande lucidità sottoporta non l'ha ancora dimostrata. Sul sulla prima occasione ha fatto gol, sulla seconda secondo me più o meno l'equivalente la situazione poteva fare molto meglio. Per il resto sicuramente mi è piaciuto Vido, dei debuttanti è stato il più bravo e Mancosu è stato il giocatore a parte Tiam sicuramente migliore della squadra. Sì, sì, no, sono, sono d'accordo anch'io, tra i nuovi acquisti mi è piaciuto molto Vido, ha dato qualità, eh, anche nell'ultimo passaggio si sono viste cose che sinceramente non avevamo visto per tutto il resto del campionato, è cresciuto molto anche Mancoso. che avevo visto un po' in ombra nelle partite precedenti. E a centrocampo meglio zanellato rispetto a Pinato, e non ha fatto benissimo esposito, si è sentita l'assenza de, del playmaker titolare e in difesa così, così, insomma, Vicari in occasione del gol ha lasciato un po' a desiderare e Meccariello aveva fatto benissimo contro il Pisa, ieri ha faticato di più contro un attacco che insomma non era chissà che cosa. Ecco. Tra l'altro non c'erano giocatori, perlomeno proprio come attaccanti, piccolini, agili e veloci, perché c'era Cambiaghi, ma Cambiaghi agiva sulla tre quarti, quindi ci può anche stare comunque un piccolo passo indietro un giocatore che ha giocato poco e qui e si pone un altro interrogativo. Giusto Riccardo proseguire su questa scala, cioè con la coppia eh, Vicari mecariello oppure sarebbe più opportuno riproporre Capradossi che è stato un po' accantonato ultimamente? Ma secondo me Vicari e Meccariello non hanno fatto male ieri. Cioè, L'unica situazione da analizzare è quella del gol, dove tutti e due hanno peccato un po' Vicari sulla fase proprio della chiusura e anche della linea proprio di passaggio in cui lui poteva posizionarsi meglio e Macchiariello forse doveva cercare non di star dietro all'uomo sul primo palo ma cercare almeno di affiancarlo. Ecco lì è stata questa disattenzione che comporta il 5,5 a tutti e due e poi per il resto Oldenone mi sembra che abbia fatto ben poco e per il resto hanno fatto bene. Quindi io credo che oggi come oggi siano tre centrali più o meno equivalenti su cui contare, dipenderà un po' dalle situazioni e dal da momento di forma. Anche perché Stefano, tante valutazioni da oggi in avanti vanno fatte considerando questo tour de force, in 35 giorni ci sono ben 10 partite da disputare per le squadre che partecipano alla Serie B. Sì, sì, no, questo è vero anche se il ruolo di difensore centrale non è esattamente come tutti gli altri, come un esterno, come un'attività... Non richiede, un richiede grande dispendio di no, energie. No, ma anche, cioè, generalmente i centrali sono quelli, ecco, vengono sostituiti se c'è qualche problema, se c'è un, una squalifica o un infortunio. Eh, nel girone d'andata avevano sempre giocato anche perché non c'erano grosse alternative eh, Bicari, Capradossi Capradossi era stato anzi uno dei migliori in assoluto della SPAL eh, non ha fatto bene nelle partite precedenti la cosa che, che mi viene da pensare è che magari è un giocatore che non è di proprietà della SPAL quindi magari mh, si può anche pensare di valorizzare più i, i giocatori... Di cui si possiede il cartellino, però insomma, penso che eh, possa tornare più che utile ecco, Capradossi. Diciamoci la verità: c'è anche da considerare il fatto che eh, Meccariello non è un giovane, quindi, questo eh, problema non penso sia tra i prioritari sì, sì. Da, da prendere in considerazione. C'è un altro discorso: sembra che eh, Capradossi sia tra i giocatori che. Eh, più hanno risentito uh, pandemia, de, della, della pandemia del covid e più di altri hanno dovuto fare i conti con queste problematiche. Adesso noi andiamo in pubblicità. Bentornati, Alessandro ci sono arrivati vari messaggi, i nostri telespettatori si stanno concentrando soprattutto sulla partita di ieri, insomma su tutte le partite che... D'anno per assodato il fatto che Tacopina ormai da mesi è... Il patron della Spa. Esattamente. <ride> Qualcuno ha parlato dei nuovi arrivi, ha parlato di Finotto e poi ci è arrivato un messaggio che dice: La partita con il Sassuolo ha evidenziato come sia mancato l'arrivo di uno stoccatore d'aria. Finotto, grande impiego, ma deve sbagliare quattro gol per realizzarne uno. Allora, non esageriamo. E, e, lo stesso Mattia, se ricordi, Stefano, in occasione della conferenza stampa di presentazione ha lasciato trasparire una sua sensazione, ma probabilmente sarà anche poi suffragata dai fatti, perché non penso, essendo un ragazzo altro molto modesto, non avrebbe detto sono migliorato sotto un certo profilo e l'unico profilo su cui doveva migliorare era proprio quello di essere più freddo in zona gol. Nella partita con il Pisa ha sfiorato due volte la rete con due bei colpi di testa, due si Ha preso il palo anche. Eh, per per cui eh, lì si è vista proprio una mentalità diversa, una cattiveria diversa anche nell'attaccare la porta, nell'attaccare il, il pallone. E ieri l'occasione l'ha avuta, l'ha scrutata, non ha scrutato quella di testa, eh, nel secondo tempo a mio giudizio ha calciato, come deve fare un attaccante, immediatamente, eh, appena arrivato dalle sue parti il pallone, quindi... Non, non me la sento di condividere l'affermazione di questo telespettatore. Vabbè, non sarà mai un giocatore che in Serie B ti segna 12-13 gol, fino 8. Però è un giocatore che ha queste caratteristiche, attacca la profondità e non è un caso insomma, se, se mister Venturato, che lo aveva già avuto, così come Vido, eh, lo abbia fortemente voluto qui a Ferrara e ieri alla prima occasione li ha schierati entrambi. Sono curioso di vedere sabato prossimo cosa farà. Eh, penso che Colombo possa tornare titolare, però non è detto. Riccardo, questa coppia finotto-vido? È stata un po' una sorpresa per tutti, penso non vedere Colombo titolare ieri. No, Mister sta facendo le sue valutazioni. Conosce bene questi due ragazzi. Ne voglia... abbiamo chiesto, tra poco sentiremo. Ah, avrà voglia di, le motivazioni. Avrà voglia forse di vederli all'opera insieme. Abbiamo detto che entriamo in un periodo in cui da sabato cominciano una partita di tre giorni, mi sembra per un mese. Quindi stanno questi, in questi 35 cambi... giorni ci sono 10 partite ecco, quindi capiamo che magari si è già entrati in quest'ottica qua insomma di dare un po' di respiro a qualcuno e cercare anche di vedere come le coppie si possono un po' assemblare ecco quindi voleva magari vedere la coppiata video finotto che tipo di che tipo di risultati potesse portare li conosce entrambi Li conosce entrambi però dopo un conto giocare nella spalla un conto giocare a Cittadella o qualche altra parte quindi anche lì cambiano un pochino le misure di tutto quanto io credo che Finotto sicuramente è un giocatore importante perché ha delle caratteristiche che nessun altro giocatore della Spalla ha eh, che è appunto quella di attaccare la profondità però le sue caratteristiche rimangono molto da quello che ho visto in queste tre partite molto simili a Finotto che noi ci ricordiamo ecco, questa sua questo suo miglioramento in fase realizzativa spero che veramente si veda, perché finché la palla va fuori, si prendono dei pali. Più o meno questa è la situazione che vedevamo anche un po' di tempo fa. Adesso andiamo a sentire le parole del mister Venturato. Dopo la partita di ieri, Pordenone e Spalla. Non è mai giusto recriminare, credo che abbiamo fatto una partita positiva in cui abbiamo creato diverse occasioni da gol, anche nel primo tempo, perché con, eh, si è compinato con Vido e con Finotto alla fine del primo tempo, abbiamo creato tre occasioni importanti. E abbiamo preso un gol ingenuo, commettendo un'ingenuità un sul quale dobbiamo assolutamente migliorarci. Però abbiamo tenuto bene il campo per tutto il primo tempo, dobbiamo essere un po' più concreti incisivi. e incisivi. Il secondo tempo credo che siamo partiti molto forti, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto un'altra occasione con Finotto, e abbiamo sicuramente tenuto dentro alla loro metà campo il Pordenone mettendoli in difficoltà per grandi tratti del secondo tempo. Sicuramente le occasioni le abbiamo create, dopo poteva starci questa beffa finale che non so, mi è sembrato, dalla panchina non mi è sembrato rigore, però lo accettiamo per quello che è. Eh, sotto questo aspetto eh, cioè, eh, dobbiamo anche lì stare sempre molto attenti, concentrati, perché le partite si giocano sempre... Sul filo del rasoio dobbiamo essere molto bravi a, a saperli interpretare per tutta la, tutta la gara, e soprattutto avere quella capacità di concretizzare le occasioni e il volume di gioco che abbiamo anche oggi eh, messo sul campo. Colombo è, credo, uno dei giocatori della Spal che ha giocato di più in assoluto, quindi è un ragazzo che ha fatto molto bene fino adesso e che continuerà a fare bene, penso, anche da qui alla fine del campionato. Eh, semplicemente. Eh, credo che sia giusto fare delle valutazioni anche di recupero sia dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista mentale perché questo è un campionato duro, difficile, per lui è la seconda esperienza, l'anno scorso è andato a Cremona a gennaio, questa è la seconda esperienza molto importante a livello professionistico, quindi sta facendo bene, deve continuare a lavorare con serenità e se farsi trovare pronto perché è un giocatore per noi molto importante. Mora credo che possa aggregarsi a, da, da martedì con la squadra, eh, da Riva lo verificheremo in questi giorni come sta, eh, Viviani credo che per la prossima settimana possa essere a disposizione. Sono arrivate le spiegazioni da parte di Mister Venturato in merito al mancato utilizzo di Colombo. Lasciatemi dire la mia, eh. a 20 minuti dalla fine... Lo avrei gettato nella mischia ragazza di 18-19 anni, eh, considerando oltretutto che non c'è l'impegno immediato, può sopportare un paio di partite nell'arco di 8 giorni, anche se ha tirato la carretta a lungo nel corso del girone di andata, Riccardo? Sì, anche questo, anche al di là della sorpresa iniziale, magari an la sorpresa ancora più grossa è stata che non sia stato proprio neanche utilizzato. Ecco. In un momento della partita in cui avevi raggiunto il pareggio, dovevi cercare di vincerla. Però mh, noi facciamo fatica chiaramente da qua a darci delle spiegazioni. Ma no, poi, su non questo. essendoci più la sala stampa, non essendoci più la possibilità di dialogare con gli allenatori, dobbiamo, non riusciamo neanche eh, avere delle risposte. Eh, dobbiamo ricorrere sempre agli addetti stampa. Tra l'altro, ieri abbiamo chiesto di formulare questa eh, domanda Venturato e gli è stata sottoposta. Fossimo stati in sala stampa, avessimo avuto la possibilità eh, di dialogare direttamente, come si dice le one-to-one one con eh, il tecnico, lo avremmo incalzato e gli avremmo chiesto: Mister, ma un quarto d'ora 20 minuti, come dice sì, Ricchi sì. nel momento no, più importante della gara, non lo si poteva mettere in campo, Stefano. No, sì, come, come, come adesso ha detto, siamo segregati, lì siamo nel lager, fermi come, là, guai se entrate. Come, come, come avete detto voi, la sorpresa è stata sì, che non è partito tra i titolari, ma soprattutto per me che non, non è stato inserito. E tanto più che si veniva da un periodo di, di sosta del campionato, e poi tra la partita di ieri e la prossima ci sono comunque sei giorni. Quindi, non, non c'erano partite una dietro l'altra, ecco, quindi eh, siamo rimasti un po', un po' perplessi, però, evidentemente, o non Uno lo aveva convinto negli allenamenti precedenti, oppure ha fatto altre scelte. Ecco. Intanto, tornando alla partita di ieri, andiamo a vedere chi è stato il migliore in campo, grazie a all'Eat Parade, in collaborazione con Exera. Per il resto del Carlino, per la nuova Ferrara, per Telestense, per www.telestense.it, per estense.com e per lo spallino.com il migliore in campo nella partita di ieri è stato Tiam. Troviamo così in classifica in prima posizione Viviani con 38 citazioni, a seguire Colombo con 19, Capradossi con 11, Dariva con 10, Peda, Mancoso, Rossi e Tiam con 7. Intanto è terminato anche il primo tempo di Salernitana Spezia e sono sul 2 a 2. Ricchi, penso che eh, ieri non ci siano stati dubbi su a chi assegnare la palma del migliore in campo. Sì, assolutamente, anche se anche se, eh, se non ci fosse stato rigore alla fine avevamo un bel 6, no? Quindi cioè, questo giudizio. Eh, ma vale, vale un punto. No, vale un punto, <ride> ma io sono d'accordo. E meno 2 però... al Pordenone. Se dobbiamo entrare nel merito della, della questione Tiam, eh, l'ho già detto in altre situazioni, io da ex portiere cerco di fare un'analisi un po' diversa da, dal fatto che abbia parato di rigore al 90 e quindi saltare gli occhi di tutto. Ripeto, eh, quando sono venuti fuori i discorsi di un nuovo portiere ho detto la mia ho ho, e ho sostenuto la tesi che non fosse necessario un nuovo portiere per la SPA relativamente alle, alle ambizioni che la SPAL può avere in questo campionato okay? non che non ci possono essere dei portieri più forti di Tiamo o che lo possano sostituire quando sentivo dei nomi Falcone, Belez eh, Falcone tra l'altro tra i migliori ieri nella Sandoria, nonostante sì, dicevo, il 4-0 sul Sassuolo sinceramente o, o quello che adesso ha il PAOK Brignoli, il, Brignoli. Brignoli cioè, mi veniva da ridere ma da ridere pensando che io nel, se fossi stato Falcone, Vignoli o Belest, nella Spal non sarei venuto, ma perché? Perché sto giocando in Serie A, comunque ho le possibilità di giocare in Serie A, se devo fare un salto in Serie B, vado a farlo in una squadra che sta cercando di vincere il campionato, non E in questo una è stato anche sta... uno dei motivi In più di ci difficoltà sono in... sul mercato, Ma sì, ma è per questo postere. che quei nomi lì, secondo me, diventano dei nomi fatti tanto per falli, più ci sono degli ingaggi pesantissimi diventa difficile Convincere uno che sta giocando in Serie A a venire in questa Spal, ma non per la Spal in sé, in questa classifica. Okay? Quindi dicevo, se dobbiamo cambiare eh, per prendere uno uguale a Chiam non ha assolutamente senso, anche perché è un ragazzo giovane a 23 anni, della Spal, e quindi va assolutamente tutelato. Poi si è fatta la scelta di dare via Seculin e di prendere Alfonso, quindi un portiere migliore di Seculin, dietro. A Thiam, Tra l'altro, il secolo è esordito subendo sei gol nella pistolina Ma nel, sì, il eh, secolo ormai era bocciato qua. Ripeto, secondo me è stata sbagliatissima, non tanto la gestione finale, la gestione di questi quattro mesi di portiere. Cioè, Sono stati cambiati i portieri così con automatismo, senza un senso, bocciandoli uno dietro l'altro e rovinandoli tutti e tre. Nel momento in cui Tiam è stato messo completamente da parte. Dice tu non giochi più, ti mandiamo via, ne prendiamo un altro perché pubblicamente si è detto a dicembre ne mandiamo via, e prenderemo un portiere forte. Dopo Terni Clotet lo aveva bocciato. Ti sì, in un'occasione ed ero qua dopo Terni a dire che quel gol si non era un gol, che le dichiarazioni di eh, Clotet, Clotet erano state sbagliate. Quel giorno lì per un gol che si può prendere. Ora sto dicendo che quel giorno lì Tiam cosa ha fatto? Si è sollevato, quel giorno che gli hanno detto a dicembre, ne prendo un altro, legge sui giornali, prendiamo un po' di forte, si è completamente liberato tutti i pensieri, i problemi, ha detto vado via di qua, si è alleggerito, poi di colpo è stato riproiettato in campo quando nessuno se l'aspettava. E quindi è entrato nella maniera più positiva e più ottimistica che ci può essere. Tanto dice faccio bene, bene, se faccio male hanno già deciso di prendere un altro. Ora andiamo a misurare TiAm perché dopo tre partite fatte bene bisogna dare, che dia continuità, non si può permettere, anche Tiam se vuole fare una certa carriera, alla prima difficoltà, alla prima incertezza, alla prima contestazione, di affrosciarsi come si era affrosciato dopo Terni. Ma lì eh, secondo me, Stefano, eh, Tiam aveva sentito perdere attorno a sé eh, la fiducia da parte eh, in particolar modo di Clotet. Sì, beh, dopo, dopo quelle dichiarazioni aveva provato a rimediare. Clotet aveva detto: No, non mi riferivo. No, a non ce l'avevo con lui. lui. Eh, diciamo che ormai la frittata l'aveva fatta e Tiam, com, come dite giustamente, non sentiva più la fiducia se non mi ricordo male, poi fu confermato ancora per una partita sì, o sì. due, poi ci sbagliò fu l'errore col, col, col Parma, Tom, sbagliò col Perugia, insomma, e, sì. e poi sì. si sì. puntò per qualche partita su Sekulin, poi anche poi lui andò Seculin, male, pomini, pomini, insomma, un, un, una gestione non proprio... Però. Eh, no, curata, oculata oculata, ecco sostegno scusami di questa cosa perché poi chiudiamo l'argomento della mancanza di fiducia sì, però il portiere deve convivere con questi momenti, cioè non è che tu per tutta la tua carriera in tutto l'anno senti sempre la completa fiducia del tuo pubblico, dei tuoi compagni del tuo allenatore, ci sono momenti in cui basta pochissimo per poterla Mettere un pochino in bilico, è lì che si vede il portiere, è lì che si vede chi può fare carriera. Cioè, è lì che devi uscire da questa situazione. Perché se tu se senti mancanza di fiducia del tuo pubblico per una partita due, del tuo allenatore e molli e molli, secondo me non puoi fare un certo tipo di carriera. Riccardo, come ti sentivi quando arrivavano i cross dalle fasce laterali sotto la curva ovest e si sentiva al massa. Uh, il pubblico no, che temeva, temeva, ma temeva Ora, adesso facciamo il eh, diceva io non esco no, ma anche lì hai capito, Ed è, torniamo a me è, no, è vero, vissuta, si sentiva ma perché uh. l'ho vissuta in diretta, quindi so cosa vuol dire, però alla fine ci sono stati periodi buoni e periodi meno buoni, e <ride> i tifosi tiravano, meno, se, tenevano in fiato i meno buoni, devi sopportare, non è che mi hanno han tolto, perché alla fine tornando a quei momenti lì ho sempre giocato, non è che... Sbagli, sbagli oppure la gente eh, il pubblico dice qualcosa e mi hanno tirato giù perché magari ho reagito dopo, dopo un paio di partite ho reagito e ho fatto bene in altre occasioni altrimenti smettevo di giocare anch'io altrimenti mi toglievano anche a me invece alla fine ho dato continuità tra i quattro anni ho sempre fatto il titolare Ma sei Quindi... venuto qui nel derby con il Bologna a fare i miracoli comunque sì, poi siete dopo, stati dopo eliminati dopo è partito un altro mondo però <ride> al di là di questo se, per ribadire il concetto finale Tiam, secondo me, delle qualità ne ha, molte fisiche, meno tecniche. Ma i portieri di oggi devono essere forti fisicamente. Vediamo Magnan. Magnan, tecnicamente, è forte. Secondo voi? Para in una maniera assurda. Para, con, para per attività, para perché è un gatto. Ma tecnicamente è molto più scasso. Se poi parliamo di Milinkovic-Savic. Esatto. Però hanno la fisicità. È più importante un portiere come Tiam, che ha questo tipo di fisicità, può fare più carriera lui oggi, che un portiere più tecnico ma con meno doti fisiche. Stefano, non casuale il fatto che eh, Tiam ieri abbia rispinto questo calcio di rigore. Tra l'altro, calciato bene da Vokic, perché la palla, d'accordo che il mancino l'ha incrociata, te la puoi aspettare da quella parte, eh, ma la calciata con discreta potenza è anche molto angolata. No, ha fatto davvero un bel intervento e questa... Della, dei calci di rigori è una qualità che, ha, che abbiamo già notato anche nelle stagioni precedenti l'anno scorso i due turni di Coppa Italia contro Bari e Crotone sono ho stati, goduto a Crotone quella sera sono stati appassati sono grazie alle sue parate eh, due rigori parati al Mazza contro il Bari eh, due rigori parati a Crotone eh, poi eh, in Coppa Italia quest'anno a Benevento aveva parlato subito il rigore, insomma eh, ci ha dato ampia dimostrazione di saperci fare. Poi eh, come il nostro amico se, se sa meglio di noi, il portiere si vede anche da altre cose e Tiam deve, deve fare ancora tanti passi in avanti, ha tante lacune, però insomma eh, sono, sono d'accordo per il campionato che deve fare la Spal eh, in questa stagione. Eh, bisogna dargli fiducia può giocare lui può giocare, lui, la prima può giocare lui è stato preso un, un portiere come Alfonso che magari non ha l'ambizione di fare il titolarissimo è un portiere che può stare tranquillo e, ben conosciuto anche ed eventualmente ed può subentrare in caso di, di necessità ecco mi sembra una scelta giusta questa Carlotta La Spagna in questo periodo sta cercando anche di andare oltre a quello che è il tema prettamente tecnico, oltre a quello che è il tema prettamente sportivo. Infatti stanno chiedendo come mai non si. No, serve. abbiamo questo filmatino. Ah sì 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 certo. È, è arrivato un filmato perché la Spalla ha fatto una campagna promossa in collaborazione con Anna Maria Spina, una rete contro il bullismo, in occasione della giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Sei un fallito. Mi fai schifo. Non vale nulla. Sei un perdente. La rete dobbiamo essere noi. Uniamoci, Uniamoci nella, nella lotta per contrastare il, il bullismo. bullismo. Ecco, un'iniziativa per una situazione Riccardo eh, molto, molto delicata con la quale stanno convivendo un po'. Sono costretti a convivere i giovani, quindi anche la Spal ha voluto lanciare un messaggio importante. Sì, un messaggio importante. I giovani, soprattutto in questo periodo, i ragazzi giovani per miliardi di situazioni sono veramente in difficoltà. Eh, il Covid ha aggravato ancora tante situazioni a livello psicologico, quindi già c'è stata questa pandemia devastante che ha messo in crisi questi ragazzi e credo che proprio per questo ed è un qualcosa che, contro cui si può fare ben poco, e quindi è giusto che lottiamo tutti quanti per quelle cose che invece siamo noi uomini che provochiamo su questi ragazzi, quindi ogni intervento e ogni iniziativa in questo senso è assolutamente da applaudire. Stefano. Sì, no, beh questa, questa piaga del, del bullismo è davvero, davvero pesante, specialmente in alcune fasce di età eh, succedono delle cose che mettono, mettono i brividi, bisogna davvero intervenire alla base. In età scolastica, nelle scuole eh, e anche all'interno delle famiglie per dare una mano, proteggere questi ragazzi perché ci possono davvero avere conseguenze tragiche. Torniamo a parlare invece eh, della squadra, dopo aver sottolineato questo impegno nel sociale della squadra, è un impegno voluto anche molto, lo ha dimostrato sì dai suoi primi giorni a Ferrara dal presidente Gioia Tacopina, che eh, nel momento in cui ci saranno maggiori possibilità anche di avere contatti con eh, l'esterno, porterà ulteriormente tutta la famiglia bianco-azzurra a contatto con eh, la città, a proposito andiamo un po' a sentire ancora se ci sono opinioni o interrogativi da parte dei tifosi. Sì, ci stanno chiedendo come mai non sia arrivato l'uomo gol, Riccardo. Da, il mercato eh, si è chiuso da qualche giorno e non è arrivato... L'uomo gol costa tanto. Eh, torniamo, torniamo a prima, cioè, se analizziamo un po' la campagna cessioni e acquisti della SPAL, notiamo che... Eh, c'è stata un, una grande uscita dal punto di vista economico, cioè no, di un giocatore che ha portato un'ottima un entrata dal punto di vista economico, ma alla fine i giocatori che sono stati presi sono sempre giocatori in prestito da qualche club grosso, quindi con club che ti aiutano nella gestione dell'ingaggio e quant'altro. Torniamo prima, secondo me la SPAL non può in questo momento permettersi di fare degli investimenti di in una certa natura, oltretutto se viene un attaccante forte non gli basta il contratto per quest'anno, gli serve un contratto per altri due anni e la Spal non si può impegnare secondo me in questo momento a comprare un giocatore che poi alla fine eh, sì può far bene ma anche in queste cose si corrono dei rischi e portarsi dietro dei rischi per 3-4 anni è assolutamente impossibile per la Spal di oggi. Stefano, tu cosa ne pensi? Beh, sono d'accordo, la, la questione economica è, è quella decisiva in, in questo senso perché insomma eh, soprattutto in una stagione come questa, mercato di gennaio, dove la SPAL comunque eh, da un lato mh, non è ancora tranquilla, però insomma spera di, di potersi salvare, però i playoff sono lontani, non se l'è sentita probabilmente la società di fare un investimento così grande, ci ha provato eh, a, prendere, a prendere un giocatore abbastanza importante, ma l'Empoli ha, ha detto di no e speriamo che, che la punta di un certo spessore possa arrivare nella prossima sessione, in estate. Con... Questa serie di attaccanti, perché ricordiamo che eh, la Spalla oggi ha a disposizione numerosi eh, giocatori da utilizzare sul fronte offensivo: Colombo, eh, Finotto, Melchiorri, Rosso, Vido, lo stesso Lateat che dovrebbe rincare e, e Dorazio. Ha le possibilità per centrare una tranquilla salvezza? Sì, certamente, certamente, ma la Spalla è più forte delle squadre che gli sono a ridosso su, quindi. Eh, poi può succedere di tutto nel calcio posso pensare a so, un ritorno del Crotone che comunque il Crotone alla fine è una società che è solida non si può permettere di andare in Serie C io credo che sarà fondamentale questo periodo questo periodo di questo mese che abbiamo detto in cui si deve andare a Vicenza si incontra la Regina, si incontra la Ternana si incontrano tante squadre il Como stesso cioè Tante squadre che stanno lì lottando con noi per uscire da questa situazione. Quindi, se se ne esce bene da questo periodo, dopo magari nelle ultime partite si può pensare a qualcos'altro. Per oggi, come oggi, la realtà non può fare, non può prescindere dal fatto di pensare che c'è l'Alessandria, mi sembra, a un punto, o due punti dietro. Ecco. L'Alessandria, che tra l'altro ultimamente sta anche risalendo un po' la china. L'Alessandria è una squadra viva, non, non ha grandissime qualità, però insomma abbiamo visto a Ferrara che è una squadra che può fare male. E sono sono d'accordo, la spalla vedo superiore più o meno a tutte le squadre che le stanno dietro, probabilmente anche rispetto a Regina e, e Ternana. Tra l'altro la Regina questa situazione caotica, sì. litigi interni, si vocifera anche di eh, contributi e tasse non pagate, Beh. tra l'altro la scadenza è qui imminente, in quel caso ci sarebbe anche il rischio di qualche penalizzazione, sono voci, eh. di, di sicuro è una squadra che è in caduta libera e, e se non sbaglio è la prossima squadra che arriverà sì, dopo, qui dopo da noi a sarà. Quindi, <ride> In casa non si vince da una vita e speriamo che quella possa essere la partita buona per tornare a fare tre punti al mazzo. Mi è piaciuto, in casa non si vince, in trasferta si potrebbe vincere sabato, poi parleremo della gara di Monza. Noi ci vediamo qui subito dopo la pubblicità. Bentornati, ci è arrivata una domanda che dice, sento dire da alcuni che rigore non c'era, dal momento che l'arbitro ha fischiato erano dentro l'aria, oppure l'arbitro non doveva fischiare e lasciare proseguire l'azione? Riccardo, cosa ne pensi, cosa rispondi? Guarda, io in diretta così non mi sembrava rigore, sì. nel senso che... Anni fa sarebbero stati tutti non rigori, però adesso anche in Serenità e Naspezia c'è stato un episodio simile. Adesso li fischiano sempre, quel, quel momento in cui vieni un attimo anticipato, tu colpisci l'avversario, vai alla VAR e ti fischiano in rigore. Ieri mi sembrava che ci fosse anche un po' di gamba tesa da parte del giocatore Poldenone, però alla fine l'arbitro ha visto così, eh, ha fischiato subito, poi è stata confermata la sua decisione. Però è andata bene Stefano. Tu condividi la decisione dell'arbitro. Secondo te c'era questo rigore? Allora, la gamba attesa è vero, c'era un po' di gamba attesa. Però, eh, sinceramente, secondo me gli estremi del calcio di rigore c'erano, perché il giocatore del Pordenone passa davanti ad Almici, lui gli rifila questo calcione, eh, Involontario, però alla fine gliel'ha dato da e quindi. Ingenuo. Ci poteva stare, secondo me. Vi dico la mia doppia impressione: dagli spalti del Teghill avevo gridato quasi allo scandalo, eh, reputando eh, che eh, Lovisa che è il giocatore che poi è stato in contatto, fra l'altro, figlio del presidente certo. eh, del eh, Pordenone, non ha giocato una, una, una brutta partita. Fosse entrato a gamba tesa. Poi riguardo le immagini in tv e eh, eh, propendo. Ma sì, molto, sono quei molto, rigori molto, che una volta non si davano mai cioè, adesso. Propendo per. Eh, eh, l'opinione di Stefano. Però, come dice Riccardo, anni fa, ma forse anche oggi, un arbitro intelligente. Eh, allora si diceva il vantaggio alla difesa ti ma No, non esisteva neanche eh, quei falli lì una volta cioè non era sì. fallo provai tutti e due a sulla palla e chi la prendeva la prendeva si vedi anche il, il rigore cioè. concesso alla Fiorentina nella gara con la Lassia, poi Orsato è tornato sui suoi passi quello per me era un calcio di punizione indiretto Adesso sì, punizione a due in area non esiste più, non, non esiste no. più. ma se andiamo tutto. a vedere il regolamento Forse. esiste ancora il quella calcio, poi è la classica punizione, la, la punizione a due in area sì, adesso andiamo a sentire anche Andrea Poltronieri cosa ci dice sulla partita di ieri, andiamo a vedere appunto il corner di Poltro. Prego maestro. D -A -D -A -D -A -D Ah, bravissimo oh, c'è chi dice che il primo gol ha fatto un errore ma era lì, cioè, scusa un attimo cioè, se non la cacci via quella palla lì come eh, fa a prenderla fa. poi quanto è alto Tiam è così alto che se si alza parte contro la traversa come ha detto quel fine umorista che c'era esatto. allo stadio qualche tempo fa va bene ragazzi ciao Andrea Potronieri Sergio Rossoni, siamo qui a parlare di questo pareggio, il terzo pareggio dell'era avventurato. Eh, ah, ci qui, stava la vittoria? Eh, la vittoria ci voleva, ragazzi. Ci voleva e ci stava. Noi vittoria. ci crediamo, eh, noi ci crediamo. Assolutamente. Ci crediamo. Poi io volevo sapere una cosa, così. Mazzuccolini che chiama me piace tanto si chiama Zuculini Zuculini, con la U. Zuculini. eh non gioca vabbè, non lo so è per... eh, sì che abbiamo bisogno di un po' di legno po'... esatto lui è uno che bastona lo diciamo tutte le volte perché vabbè. non gioca mai perché non gioca Zuculini speriamo dai comunque sono arrivati i nuovi giocatori ieri c'era un centrocampo abbastanza eh, inventato così insomma eh, vabbè è mancato Viviani ma insomma se rientra eh esatto, esatto. Prea. no, prea. Esatto. no esatto. Gladiatore non, non buttiamolo fare. via non buttiamolo via no. io ho visto qualche immagine avrei voluto andare a vederla ma non sono riuscito era eh, là. Eh, però oh, si sentiva praticamente solo la, la Curlovest che cantava, cioè andavamo in casa ragazzi, cierri, erano due punti, tre punti veramente eh, si potevano prendere. Però alla fine pare un rigore così, ma che parata ha fatto, hai visto? No, guarda, lui ha letto, lui... caro Tiam, tu riesci a leggere? Dove tira? No, poi ha fatto, Lui ha fatto un gol così, eh! Lui è un premio gol quello lì perché c'è la uh, parata, io... Eh sì, eh. Io lo, lo sentivo comunque, lo sentivo io che, io che io la prendo, ho, la ho detto butta, la, la prende, e infatti. Esatto. Esatto. Quindi noi questi portieri, questi portieri, dobbiamo avere fiducia. Guarda Gomis che ha vinto la coppa in Africa ieri. Mamma mia, eh. Quindi, Mamma mia. Cerchiamo Mamma. di avere fiducia, mi piace questa cosa. Finiamo col pezzo su Tiam, che va dai. benissimo stavolta. Ti, a, ti, a, ti, a, ciao ragazzi, ciao Sandro, ciao studio. Ti, a, Andrea Bottigliani, Sergio Rossoni, qua dalle stesse Musica academy vi salutano Gia, e dicono sempre solo. Forza, forza Spa! Spavano. Avanti! Ciao! Dopo aver sentito altro e Sergio che salutiamo, vi ricordiamo anche il Caffi Crifi che dal 1961 entra nelle case degli italiani grazie al suo Roma unico e inconfondibile. Prima abbiamo parlato di Meccariello, di Capradossi e grazie anche a Riccardo Cervellati siamo andati a dare uno sguardo alle situazioni dei diffidati. Eh, a noi era sfuggito il fatto che eh, tra i nuovi arrivati eh, Meccariello eh, avesse sulle spalle il fardello eh, di quattro ammunizioni ieri è stato ammonito eh, per cui eh, non sarà a disposizione per la a, a trasferta di sabato a Monza di Così conseguenza ha risolto, risolto il dubbio mentre Pinato eh, Vabbè, che, la... era riduce da una squalifica in occasione della trasferta vittoriosa poi del eh, Pordenone a Perugia Vorrei adesso tornare un po' a questo eh, mercato e a conoscere la vostra opinione. Partiamo dai voti. Che voto daresti Riccardo? Poi, ovviamente la valutazione numerica la chiediamo anche a Stefano Manfredini alla campagna acquisti e cessioni della Spalla, eventualmente dividendola anche acquisti e cessioni. Poi facciamo la media, logicamente. Ma, eh, campagna acquisti facciamo in fretta, nel senso che comunque si sono scelti dei giocatori che il mister conosce e quindi non si è preso nessun nome particolare, come abbiamo detto l'attaccante era inarrivabile e si è deciso di seguire le indicazioni che il mister ha dato e quindi credo che il mister in questo momento abbia grandi potere, poteri all'interno della squadra e allo stesso tempo si voglia, questo è un segnale in cui si vuole veramente programmare con lui un certo futuro. Si è ringiovenita la squadra, cioè comunque sono presi due ragazzi abbastanza giovani. Si è a centrocampo, si è data fisicità, cosa che mancava prima. Sono presi due giocatori che sono, tendono più a fare le mezzali proprio di inserimento come come vuole venturare eh, se non ci fossero stati ieri a centrocampo con le assenze eh, di viviani di, di mora e di dariva la spalla si sarebbe schiata con esposito e poi i suoi fianchi le scelte erano forzate su zuccolini che ancora è un piccolo oggetto misterioso e sottrocciata sì, sì. quindi no alla fine, alla fine si sapeva che l'obiettivo erano due centrocampisti nel momento in cui si è deciso di, di evitare di andare a cerca di un portiere costoso eh, si è deciso di puntare, forse il mister stesso l'ha detto, puntiamo su due centrocampisti che si più, siano più idonei al mio tipo di gioco. Per quella che riguarda invece la questione cessioni, io do un 8 perché l'operazione SEC... Non hai dato il voto alla campagna acquisti però? Ma c'è e mezzo. Eh, do un 8 perché la cessione di sec a quelle cifre eh, credo che sia veramente un qualcosa di molto buono per le casse della Spagna. Anche un 9, anche un 9. Anche per, vabbè, abbiamo dato via nell'operazione sec due ragazzini del 2004. Su cui E eh, tu, che segui molto il settore giovanile, anche sì. Stefano poi, eh, dopo, eh, avrà spazio per rispondere a questa domanda, sono dei prospetti importanti? Beh, il giocatore di talento più forte non è andato al Torino ma è andato al Sassuolo che è da Andrea che è un 2004 veramente di qualità e con un carattere molto particolare e quindi credo che st sia stata la decisione presa anche per queste, per queste ragioni eh, dell'Aquila e il Ginetis. Ginetis, sì, sono due buoni giocatori di qualità leggermente inferiore ma Luderniani li conosce molto bene come se ne era portato, come se ne era portato anche l'anno scorso due o tre quest'anno hanno detto facciamo questa operazione ma ci mettiamo dentro questi due giocatori io credo che la stessa cosa sia stata fatta nel momento in cui è stato eh, Pinato viene dal Sassuolo o sbaglio? Dal Sassuolo, ma Sassuolo, ecco. è in scadenza però. Sono sicuro è. che il, il Sassuolo magari ha lasciato andare un po' dal punto di vista economico pinato, però siccome conosco bene Checco Palmieri, che ha giocato come a Bolo, responsabile del giovanile del Sassuolo e il mercato lo sa fare, ha deciso ve lo diamo, però ci date da Andrea. Ha le... costretto quasi il Sassuolo, ha quasi costretto il Pordenone a cedere Pinato alla spalla. Perché... Il portenone poteva giocarsi dietro questo tipo di operazione qua, ma adesso ormai si intrecciano tutte queste operazioni. Tornando all'operazione 6, che è stata un'operazione economicamente vantaggiosissima per un giocatore che fino adesso sì, ha mostrato talento, non ha fatto granché. Per quello che riguarda i ragazzi persi, non è che lo dico io, sono buoni giocatori, infatti appena sono andati via loro, l'Under 18 che è in classifica, ha preso 5 gol da Roma, 2 dal Milan, 3 di qua. E quindi vuol dire che sono venuti a mancare dei pezzi importanti per loro. Stefano, partiamo dai giovani, anche da questo avvicendamento sulla panchina della formazione Primavera, che ieri è pareggiato 0-0 con la Juve. Sì, beh, intanto è stato positivo tornare a muovere la classifica nel campionato Primavera dopo sei sconfitte consecutive. Sappiamo quanto è importante per la Spal riuscire a conservare la massima serie di questo campionato. E dobbiamo, dobbiamo ricordare che l'anno scorso da quella squadra primavera sono usciti Sec, Moro, che purtroppo non è più della Spal. E cioè, lì c'è stato eh, quel periodo di interregno, eh, Peda, tra i Colombarini, eh, Colombarini sì, e Tacopina, perché Giorgio Zamone se lo sarebbe voluto tenere anche perché il prezzo per il riscatto eh, dal Padova, la Spal aveva questa parolazione, questo diritto di riscatto, come si suol dire, a poche centinaia di migliaia di euro per Moro. Sì, sì no, comunque è una squadra molto buona. C'era Peda, c'era Ellerson, Ellerson eh, il portiere che sta, che sta giocando titolare in Serie Allerotti. C, insomma. È una squadra che ha fatto benissimo. Sta facendo bene o Pergo Crema. Sì, è abbastanza bene. Esatto, eh, non sarà facile conservare la primavera 1 anche perché la squadra non è, eh, non è la stessa dell'anno scorso, è molto, molto più debole. Sì. Però, ricordiamo il regolamento, due retrocessioni dirette e, e un play out. Esatto. Cioè. Esatto, e stava facendo benissimo, sta facendo ancora benissimo l'under 18. Purtroppo è stata, è stata depredata insomma, di alcuni, alcuni giocatori e temo che ne risentirà. Eh, tra l'altro, ha cambiato anche l'allenatore perché è stato promosso nella squadra primavera. E Adesso c'è Petriali. E no, Mandelli alla primavera. Okay. E c'è Pedriali nell'under 18, eh, si spera appunto che l'under 18 possa rappresentare il naturale bacino per la prossima primavera 1, vorrebbe dire che, che la squadra di Mandelli riuscirà a salvarsi, non è scontato, però insomma quello che si è visto ieri, partita bruttina, però insomma era importante tornare a fare punti. Mercoledì c'è la Fiorentina. Esatto, adesso anche nel campionato primavera si gioca una partita dietro l'altra. Tra l'altro, la Spalla è ancora in, in gioco in Coppa Italia eh, incontrerà sempre la Fiorentina ai quarti. E invece, tornando alla prima squadra, io darei un 6,5 per gli acquisti e 7,5 per le cessioni. Cessioni si è fatto, non dico un capolavoro, però si è fatto davvero molto bene perché eh, la, la società è riuscita a cedere alcuni, alcuni giocatori che non erano più nei piani, come Spaltro, come Coccolo, eh, Piscopo, Seculin e sappiamo che non è mai facile riuscire a piazzare tutti i giocatori. E poi, insomma, si è, si è trovato questo accordo col Torino che, su cui girava un po' tutto il mercato della Spal su questa cessione di, di Sec. Eh, sul fronte arrivi, reparto per reparto, obiettivamente la Spal è più forte di prima. Non sono arrivati dei nomi clamorosi, però è arrivato un, un, portiere, un portiere che ha esperienza, è arrivato un difensore sicuramente più forti di quelli che la spalla aveva prima, a centrocampo, eh, due mezze ali che sono funzionali al gioco del mister e in attacco anche, anche in quel reparto, due, due giocatori che Venturato conosce bene. Direi che il filo conduttore è che questo allenatore ha voluto i suoi giocatori, ha voluto dei giocatori che conosce, che conosce bene, avrebbe preso anche Proia e purtroppo non è arrivato, però insomma... Eh, è la Spal di Mister Aventurato. È una Spal che ha sostituito eh, le cosiddette seconde linee, che non a caso si sono accasate tutte in Serie C, con giocatori con discreta o anche notevole esperienza in Serie B. È stato questo a mio giudizio un po' il tallone d'Achille della Spal nel corso del girone di andata: non avere gli adeguati sostituti sì, sì. in caso di eh, squalifiche o infortuni. Poi se vogliamo. Io... Ricorro sempre lì, non è arrivata la punta, eh, vedremo se arriverà eh, nel corso del mercato estivo e qui attendiamo al barco Giotta Copina che eh, da oggi, ripetiamo, è al 100% proprietario della Spagna. Ci sarà tempo comunque per vedere come andranno le cose nel mercato estivo. Il mio giudizio è eh, da 8, 7,5-8 per quanto riguarda la campagna acquisti e cessioni 6,5 e mezzo anche 7. Se l'obiettivo è esclusivamente quello della salvezza, in prospettiva tolgo mezzo punto invece sulla campagna acquisti, perché la speranziella di arrivare al buon vercera poi c'è anche da eh, considerare che alcuni giocatori sono arrivati in prestito, comunque ripeto, oltremodo aggiungo anche questo: oltremodo soddisfacente anche la campagna acquisti pensando alla salvezza. Poi torneremo anche. Su, un altro argomento, adesso andiamo invece andiamo a dare uno sguardo alla, cla bomber, sì. <ride> alla classifica dei bomber in collaborazione con Franciosi. In prima posizione nella classifica Cannonieri troviamo la Padula con 10 reti, a seguire Code Strefezza con 9, Corazza Scerpentier Falletti con 8, Dionisi Baldini o Conwo Cerri, Motta eh, Carvelo, Vasquez, De Luca e Donnarumma con 7. Colombo con 6, Mancosu con 4, Viviani con 3, Melchiorri con 2 e Capradossi d'Ariva, Dickman, Finotto, Esposito, Latelatte e Rossi con 1. Il presidente Giotta Copina continua a dire, lo sta facendo dal momento in cui si è chiuso il mercato, che questa squadra può puntare ai playoff. Lo ha riaffermato anche ieri quando ci è venuto a trovare, questa è una consuetudine ormai piacevole a fine partita, visto che eh, c'è la zona mista chiusa, c'è la stampa chiusa, il presidente quando è a Ferrara viene eh, ad esprimere le sue opinioni, a far conoscere i suoi pareri in eh, tribuna stampa. Secondo voi è un po' azzardato questo che tende a dire Tacopina, ovvero questa squadra dopo il mercato può puntare ai playoff? Oggi come oggi sì, sì perché, perché bisogna guardare a due punti. Primo, chi, chi sono le squadre ai play-off? Adesso la classificano sotto mano, però. Ah, te ne ricordo, dopo le Lecce Pisa. Sette... No, no, scusa Enrico, dopo Lecce Pisa. che Oggi come oggi eh, sarebbe commossa in Serie A, che hanno rispettivamente 41 e 40 punti. E nella zona playoff ci sono Brescia a 39. Tra l'altro, oggi è cambiato l'allenatore, eh, Cellino ha dato il ben servito a Inzaghi. Vabbè, eh, vabbè, intanto Lopes. È una squadra che è lì ha un punto dalla Serie A. A eh, 38 c'è la Cremonese, 37 il Frosinone, 36 il Benevento, 35 il Monza. Bene. Poi sono appaiata a quota 32, eh, però. Eh, una sarebbe fuori e una dentro dai playoff. Il Cittadella e l'Ascoli, per cui la squadra dovrebbe scavalcare eh, sei squadre: 1, 2, 3, 4, 5, 6 squadre e, e recuperare anche su quelle che attualmente occupano a pari merito l'ultimo posto utile, l'ottavo per eh, i playoff. Ben nove punti. Ma ah sì, questa è l'analisi. Eh, se guardiamo le squadre, possiamo dire che fino al settimo posto ci sono delle squadre con organico più forte del nostro? Penso di sì, Monza, Cremonese, Brescia, Lecce, Frosinone, Benevento, Pisa. Mi sembrano più forti Ricchi, della Spal Mi stupisce. Memoria. memoria eh, eh. no, ma ce l'ho ancora. Eh, Guardiamo eh, l'ottavo posto ce la dove, dove c'è il Cittadella oggi. Tocca, ci può essere Alfa, ci può essere il Sì, secondo me non, la Spal può competere con queste squadre. Il problema sono i punti di stacco, poi mettiamoci che ce ne sono in mezzo 6 o 7 da dover scavalcare cioè anche il Parma. Parma. Vuoi che il Parma prima o poi non si svegli? Vuoi che non, non faccia di tutto il Parma per provare ad arrivare almeno all'ottavo posto? Io penso di sì. Quindi oggi come oggi ritengo azzardato anche per il valore che abbiamo fatto, visto anche ieri. Noi facciamo fatica a far gol, c'è poco da fare. Cioè non abbiamo, creiamo, ma a livello di finalizzazioni facciamo veramente ancora molta fatica. Non abbiamo l'attaccante veramente che. Dentro l'area diventa micidiale, cosa che le altre squadre bene o male ce l'hanno e basta. Quindi, oggi come oggi, non può... se tra un mese dopo questa tour de force partita. ne usciamo alla grande, e allora dopo ti vai a affrontare anche a certi confronti diretti, Frosinone, Benevento e quant'altro con uno spirito completamente diverso e lì te la vai a giocare magari può venire fuori di tutto. C'è anche da prendere in considerazione il fatto che queste squadre hanno a loro volta dei confronti diretti, quindi tipo quello che è successo tra Ascoli e Pordenone, perde una ma vince l'altra, oppure pareggiano sì, entrambe, sì, quindi anche tante questa situazione complicata, che è complicata, a meno non è, che non fai una strisciata eh, di quelle vicidiate. No, eh, ma qui ci vuole chi la mette dentro eh. a gol la punta, da gol, eh, siamo chiari perché il video è arrivato, mi è piaciuto, però non è uno che abbia molta confidenza con no. il gol. Eh. Vado avanti fino a settembre se non arriva, e poi se a settembre non arriva, vado avanti fino a dicembre, e sì. poi vado avanti fino al mercato di gennaio. Detto ciò, Stefano, playoff alla portata? Eh? Mm, credo di no, obiettivamente sarebbe un sogno, dif difficilmente ra raggiungibile, credo che rimarrà tale. Le prime sette sono super favorite. Aggiungiamoci il Parma, che secondo me difficilmente fallirà questo obiettivo. Eh, alla spalla, insomma, credo che possa ballare tra il dodicesimo e il tredicesimo posto. Ecco, questo può essere un, un obiettivo alla portata. Qualche assolutamente deve centrare l'obiettivo: tranquilla salvezza, già 3-4 giornate dalla fine. Perché, a mio giudizio, con i rinforzi arrivati nel mercato di eh, gennaio e considerando i valori delle dirette eh, rivali. Non dovrebbero esserci grandi eh, difficoltà alla squadra, forse migliore è il Vicenza. Ma ricordiamo che. Eh, eh, però deve andare a Vicenza. Il Vicenza, sì, però Riccardo, Vicenza ha 11 punti, per cui ne deve recuperare 12 sulla spalla, eh, che attualmente è anche no. il vantaggio sì, vabbè, no, del confronto diretto. Non devi arrivare a quint'ultimo. Eh, certo. Il Vicenza potrà giocarsi la possibilità di, di arrivare ai play -out. È chiaro che. Certo tra due settimane nulla ti potrà regalare come se noi avessimo probabilmente noi, non è che scendiamo in campo noi la SPAL eh, avessi incontrato il Pordenone 3-4 giornate dalla fine eh, il Pordenone penso eh, avrebbe avuto tutt'altro spirito rispetto a quello messo in campo ieri certo. ieri finalmente abbiamo visto anche i tifosi al seguito, così a SPAL erano circa 300, finalmente hanno avuto la possibilità di tornare in trasferta e immediatamente hanno risposto presenti così come lo saranno nelle prossime gare sì, eh sì, assolutamente, anche proprio il gruppo Curva Ovest che aveva disertato, noi sappiamo per, per quali motivi, le ultime due, due gare in casa, è tornato in massa a riempire gli spalti a Lignano, si è fatto sentire, sembrava di giocare in casa e sicuramente si, si farà sentire anche nelle prossime gare casalinghe, anche se purtroppo... Per tre partite consecutive al Mazza si giocherà giorno in infrasettimana, infrasettimanale alle 18.30, non esattamente l'orario ideale insomma, per favorire l'affluenza del pubblico. Comunque meglio che in notturna, anche se la scelta non è derivata dal fatto di voler favorire o meno i tifosi, bensì dal fatto che le tv devono evitare la concomitanza con le gare delle Coppe Europee. A questo proposito, la società ha anche cercato di incentivare la presenza dei tifosi. È arrivata l'apertura della gradinata, grazie ai lavori che sono stati all'adeguamento, richiesto e completato poi dalla società. Ed è stata ideata questa formula di un abbonamento per seguire tre partite, con prezzi ovvio agevolati. Sì, eh sì, esatto. È una, una formula che ho visto si è pensata anche in altre, in altre anche società, stesso, sì. anche altre società l'hanno fatto. D'altronde, di questi tempi, bisogna cercare in qualche modo di, di favorire eh, questa affluenza che fisiologicamente è calata. E ben venga anche era ora la, la riapertura prima della curva est e poi della, della Gradinata. Non vediamo l'ora anche di rivedere i tifosi ospiti al loro posto, ma se po'... quelli poi stanno a casa è la stessa. E quindi speriamo che, eh, che il pubblico possa contribuire anche a questo ritorno alla vittoria casalinga della Spal che non arriva, se non sbaglio, da Spal Vicenza ormai è un girone. Enrico, è, è importante comunque riavere lo stadio aperto e, e avere i tifosi in trasferti anche in casa visto che ultimamente in seguito ai provvedimenti ministeriali i ragazzi della curva non eh, hanno voluto eh, entrare allo stadio. No, Loro malgrado perché sono, sono quelli che più eh, amano i colori bianco azzi. Fondamentale, io ho visto sia Spal Benevento che Spal Pisa e l'atmosfera è un'atmosfera veramente. Eh, che niente che aveva a che vedere con eh, quella che è la storia di quest'ultimo periodo della Spal, e quindi anche della tifoseria. C'è necessità che i tifosi della CulVolves tornino allo stadio, che la riempiono e facciano sentire il loro sostegno alla squadra, perché comunque cambia sicuramente tanto anche nella testa dei giocatori. La prossima partita della Spalla sarà contro il Monza, avremo infatti un collegamento dopo la pubblicità, quindi rimanete qui con noi, ci vediamo tra qualche minuto. Bentornati, Riccardo, ci è arrivata una domanda, vi chiedo notizie di Rossi, grande campione. Tre gol alla Juve con la Fiorentina. Cosa ne pensi appunto di questo giocatore? Ah, che è un altro Rossi quello lì, quello che abbiamo noi è un Rossi un po' diverso, eh, si sapeva fin dall'inizio perché purtroppo l'età conta e anche gli infortuni subiti al passato. Lui e Melchiori hanno compiuto 35 eh. anni proprio in questi giorni. Però io mi ricordo da ragazzino, un talento pazzesco quando giocava, era veramente uno spettacolo. È chiaro che adesso ha un'altra condizione fisica soprattutto, io mi aspettavo che dopo qualche mese di allenamento a livello fisico potesse un po' migliorare, invece lo vedo ancora un po', un po giù di tono e del resto viene utilizzato poco, poi credo che abbia avuto anche un po' di problemi fisici per cui ha dovuto sospendere un po' l'attività. Eh, anche Riprendi. lui è stato tra i giocatori maggiormente colpiti dal Covid, quindi proprio nel sì. momento in cui stava ritrovando una certa continuità negli allenamenti e si è dovuto cose fermare. Si Purtroppo quando più si va avanti più c'è bisogno di allenarsi, più c'è bisogno di avere una continuità, perché dopo anche il recupero è molto più lento quando hai un infortunio e non trovi la continuità proprio negli allenamenti, lui sta pagando questo. Viene utilizzato col contagocce, la qualità è sempre quella, l'ha dimostrato mi sembra in una partita a, a Cosenza, a a Cosenza, a Cosenza, la a Cosenza gol. un gol che potrebbe avere un dove peso. Fece gol ma anche fece un paio di giocate appena entrato spettacolari e quindi si spera di averlo nelle partite decisive, nella misura e nel modo in cui lui può dare alla spalla in questo momento. Anche con i campi meno pesanti, e con la certo. Primavera, un giocatore con queste caratteristiche può diventare molto, molto utile. Sì, beh, Tutto sommato, vedo che sia, sia Clottet che il nuovo allenatore continuano comunque a gettarlo nella mischia nel secondo tempo, entra più o meno sempre, quindi significa che non lo vogliono mettere da parte. Come, come dice Ricci, purtroppo ha una condizione fisica che non gli permette di giocare più di 15-20 minuti ogni partita, quindi obiettivamente io tendo ad escludere che vedremo, che vedremo Rossi titolare in questa squadra, o quantomeno ce lo auguriamo, però vorrebbe dire che la sua condizione fisica... Migliora in maniera esponenziale, cosa Beh, che non è adesso. C'è da tenere in considerazione anche che nel mercato di gennaio sono arrivati Vido e Finotto, altri due attaccanti. A breve ci auguriamo, tornerà a disposizione latte Quindi ci sono tante scelte, ovviamente manca Uomo Gol. Eh, perventurato. Sì, sì, no, assolutamente eh, nel, nelle gerarchie. Nelle gerarchie Rossi viene, viene dopo diversi giocatori. Io me lo aspetto sempre negli ultimi 15-20 minuti, quando eh, una sua giocata può fare la differenza, però insomma, eh, la spalla ha bisogno anche di corsa, di, di, di gente con caratteristiche eh, che lui purtroppo non, non ha più. Ecco. Secondo voi, Ricchi, più trequartista o più attaccante Rossi? Oggi... In che posizione lo vedresti? Dove può dare il meglio il Rossi di oggi? Il Rossi di un po' di tempo fa era un trequartista assoluto, cioè nel senso che comunque eh, aveva quella capacità, quel cambio di passo, quella fantasia, quella capacità tecniche che permettevano veramente ogni volta di fare delle giocate stupefacenti. Oggi come oggi lo vedo più come secondo punta. Infatti mi sembra che lo utilizzi così molto spesso Venturato. Gli dà un po' il cambio, dà un po' il cambio a quello che è un attaccante, oppure fa fare gli ultimi dieci minuti al posto di Mancosu, però con caratteristiche secondo me non così dinamiche come a Mancosu. Ma io sì, lo, ve lo vedo più in punta, sinceramente, anche perché il lavoro che fa Mancosu, anche in fase di non possesso, fa un po' fatica Rossi a farlo. E poi, anche per caratteristiche, per struttura fisica E poi più vicino alla porta è più possibilità anche di, di colpire verso la porta Di fare l'ultimo passaggio eh, Purtroppo mh, non ha più quei movimenti che aveva una volta Quindi eh, secondo me da punta può tutto sommato fare ancora qualcosa di più In occasione della partita di sabato Monza-Spal abbiamo sentito Diego Marturano del Cittadino Monza Ciao Diego, siamo qui un po' tutti a chiederci come mai questo Monza non riesce a decollare. Anche ieri è arrivata la sconfitta a Cremona, anche se ci dicono che i eh, eh, Brianzoli abbiano disputato un'ottima gara. Ma Anche Stroppa nella post-partita l'ha detto. Buonasera a tutti, sì. Lui dice che eh, possiamo salvare di questa partita la prestazione, è vero? Nel senso che Monza non ha giocato male, anzi, è stato anche piuttosto arrembante e convincente sotto alcuni punti di vista, magari più per eh, azioni personali di alcuni giocatori di livello come D'Alessandro, Mota, lo stesso Ciuria quando è entrato però oggettivamente in difesa eh, ci sono stati degli errori banali, dei buchi eh, di alcuni giocatori che recentemente peraltro avevano anche giocato bene ma nella partita di ieri proprio non ci hanno capito nulla e eh, questo ha condannato il Monza naturalmente prendere tre gol fuori casa diventa molto molto difficile poi vincere le partite è un Monza a due facce, fa benissimo in casa, mentre in trasferta ha vinto una sola partita in casa, è imbattuto e ha vinto 8 gare su 10. Sì, è un Monza completamente diverso, in casa ha vinto 8 gare su 10, ma anche le altre due probabilmente avrebbe meritato di vincerle perché sono stati i pareggi con la Termana e il Perugia. Per il resto benissimo, sempre molto bene in casa, fuori casa stenta molto di più. Ancora non si è riuscito bene a capire di che cosa si tratti, perché effettivamente la squadra non è che faccia prestazioni tanto differenti tra casa e fuori. Secondo Stroppa, gli eh, abbiamo già chiesto altre volte, eh, lui ha detto eh, il motivo è sempre cioè non è evidente, casualità, non c'entra essere in casa o fuori. L'idea è che andiamo in campo sempre con la stessa idea di gioco per provare a fare eh, più punti possibili. La realtà, però, è che fuori casa a Monza non funziona, lo dimostrano le ultime partite, sembrava potesse, potesse arrivare una svolta con la vittoria di Brescia sul finire del 2021, una vittoria molto importante contro una diretta concorrente per la promozione in una eh, situazione di classifica simile, quindi oltretutto uno scontro diretto pieno. Poi però sono arrivate altre, altre prestazioni, Benevento, perso male, vero, dopo il Covid, ma perso male e ieri sera uguale, il eh, Monza ha subito, eh, lo ripetiamo, ha subito tre gol, ecco. Ecco. subito tre gol, anche se sono stati tre episodi. Due su tre sicuramente sono stati episodi, forse sul terzo è stato molto bravo Ciofani a definirlo, ma con due episodi su tre avversi, contrari, eh, senza la capacità di farli andare dalla propria parte, di trascinarsi dalla propria parte, poi dopo è proprio impossibile vincerle, specialmente fuori casa. Ecco, i maggiori problemi sembrano essere nel reparto arretrato, tra l'altro con la spalla non ci sarà Marrone, era diffidato, dovrebbe scattare la squalifica. Ma Il Marrone visto ieri non credo che sarà un problema se non c'è, nel senso che ieri ha fatto una pessima prestazione, sicuramente negativo il suo voto in pagella, perché ha giocato contro un avversario, Ciofani, che fisicamente l'ha sovrastato dall'inizio alla fine della partita e l'ha mandato fuori i giri, e gli ha fatto fare una prestazione pessima. Dovrebbe rientrare in quel ruolo Paletta, poi bisognerà vedere se Stroppa deciderà di cambiare modulo o meno. Io penso di no, anche perché, dal punto di vista della prestazione, dicevamo, non è che Mozza sia andato particolarmente in difficoltà. Non credo che sia una questione di modulo, ma essenzialmente di uomini. In questo momento mancano due terzi della difesa titolare: Sono Donati e, e Pirola, entrambi infortunati. Entrambi probabilmente non ci saranno neanche contro la Spal. Quasi sicuramente non ci saranno contro la Spal. Quindi c'è un po' da fare i conti anche con i numeri. Eh, Marrone non ci sarà per squalifica e diventa 3 su 3 di quella ipotetica difesa titolare. Questo però consentirà il rientro di Paletta, che oggettivamente è stato eh, titolare nel momento migliore della stagione del Monza, quello dei 10 risultati utili consecutivi. Ecco, in quei 10 risultati utili consecutivi, Paletta era al centro della difesa e non faceva passare nessuno. Anche da lì, eh, insomma, è, era passato un po' le fortune del Monza. Poi. Un, ha avuto il Covid, è stato messo in panchina qualche giornata. Marrone ha fatto qualche buona prestazione, non, non sono più cambiate le cose. Chissà che con questa squalifica non possano tornare alla, alla precedente versione della difesa. Anche se, e questa è una cosa da far notare, a febbraio ci saranno tantissime partite ininterrottamente praticamente eh, sabato, mercoledì, mercoledì, sabato avanti e indietro fino alla fine del mese, fino agli inizi di marzo. Quindi è anche difficile in questo momento parlare di titolari è un Monza che comunque continua a crederci lo dimostra anche il mercato con questi tre arrivi di fermissimo piano Mancoso, Molina e Ramirez sì decisamente sono arrivi di primo piano hai detto bene eh, Mancuso è già partito eh, titolare e credo che quello sarà il suo ruolo da qua alla fine dell'anno per quanto riguarda Ramirez c'è un mezzo equivoco tattico nel senso che ancora non si capisce bene dove potrà essere meglio disposto, dove potrà dare maggiormente il suo contributo, eh, al momento l'ha provato sia da seconda punta sia da, da mezzala, da, da regista arretrato eh, però adesso in attacco c'è sempre meno spazio, perché Mota e Mancuso oggettivamente sembrano intoccabili per quello che possono dare alla squadra, ieri si è visto è vero, non Monza era sotto, ma con Mancuso in campo c'è sempre stato riferimento all'interno dell'area degli avversari e questo ha fatto la differenza e eh, quindi non so quante volte rivedremo Ramirez eh, nei due offensivi, sicuramente lo vedremo moltissimo nel gestire i ritmi, perché è una delle cose che chi riesce meglio. Per chiudere, Molina, Jolly, tutto fare, penso che già contro la spalla lo vedremo in campo. Un gran gol dell'ex D'Alessandro, invece non c'era l'altro ex che a Ferrara rimpiangiamo moltissimo, che risponde il nome, al nome di Valotti. Sì, anche Valotti, anche lui impiegato in questo 3-5-2. Un po' da seconda punta, un po' da, da interno di centrocampo, era squalificato, rientrerà per la prossima partita. Probabilmente partirà eh, da titolare. Bisogna vedere un po' anche l'assetto che il Monza vuole scegliere eh, nel centrocampo, anche perché eh, di fatto ci sono solamente due posti liberi. Perché eh, nelle fasce eh, quasi è quasi inutile parlarne perché va bene. Comunque c'è D'Alessandro, che al momento è intoccabile, forse il giocatore più in forma, se non il migliore di tutta la stagione per, per il Monza. All'interno invece, ecco, ultimamente stanno giocando col Vani Mazzitelli, però io penso che anche per quella ragione lì di tante partite in pochi giorni, Molina e Valoti torneranno molto utili, così come tornerà molto utile Macin appena rientrato da, dopo aver disputato i quarti di finale di Coppa d'Africa con la Guinea eh, Equatoriale. Insomma, a Monza ha tantissima abbondanza a centrocampo, però anche volendo più di tre centrocampisti per volta non si possono mettere questa è bisogna parlare con strofa ma di fatto non è che ne può fare giocare 18 per volta Per chiudere, ti devo dire la verità sta facendo molto bene l'ex Sponda Biancoazzurra eh, Mattia Finotto qui a Ferrara ha schierato due volte il gol con il Pisa lo ha trovato ieri sul campo del Pordenone eh, Pistacchio perché era, a Monza era soprannominato Pistacchio non so se ve l'ha raccontato magari avrete l'occasione per per chiederglielo è di certo un giocatore di gamba incredibile, nel senso che da solo tiene in piedi praticamente eh, l'attacco in fase di, di pressione alla difesa avversaria poi ovviamente quando può scatenare tutta la sua velocità il contropiede è un giocatore assolutamente di buon livello per la categoria peraltro mi sembra che a, a Ferrara non, non lo stia facendo bene adesso ma già l'ha fatto bene in passato visto che era nella squadra della promozione in Serie A Diego, noi ti ringraziamo e chiaramente a Ferrara speriamo di regalare il primo KO interno della stagione a Monza in occasione della gara di sabato. Ci vediamo sabato. A Monza speriamo di non regalarlo. <ride> Grazie, buona serata. Buona serata a tutti. Impossibile Stefano, sperare in un colpaccio a Monza. Ah, di, Anche di... per i tanti ferrarisi... Un po' rossoneri che guardano quei colori bianco rossi perché c'è un certo Silvio lì che tira le fila, <ride> c'è un certo Galliani, ogni riferimento è puramente casuale. <ride> no, non c'è nulla di, di impossibile. Se ricordiamo che nell'anno della retrocessione della Spalda alla Serie A si andò a vincere a Bergamo in un momento in cui Atalanta le vinceva tutte. Eh, può succedere di tutto è vero però che Monza è uno dei campi più difficili della categoria è una squadra che in casa dà il meglio di sé ha speso tanto e continuerà a spendere insomma quest'anno non vuole fallire l'obiettivo promozione non sarà facile però il Monza sicuramente se la, se la giocherà fino, fino alla fine, è più forte della SPAL, però ce la si può giocare. Insomma. Riccardo, tra l'altro era Viviani che è il perno di questa squadra, almeno così ci esatto. ha detto ieri al termine della partita mister Venturato. Ma... Tutto è possibile, anche perché il calcio della Serie B, al di là dei nomi, dopo stavo leggendo la panchina del Monza di ieri, i nomi sono questi: Paletta, Antov, che mi sembra che fosse quello sì. che era Bologna fa sì. il difensore, sì. Gaston Ramirez, Molina, Macin, Pereira, Ghitkier, Favilli, Ciurria. E questa Poi è la panchina. E i valori sono la E non leggiamo la squadra della formazione titolare, che è meglio. Quindi tutto può succedere perché, comunque, dicevo, Serie B. Un campionato dove bisogna correre, io ho visto il Monza giocare, è una squadra tra quelle più in alto che gioca a pallone molto bene, ma i ritmi non sono dei ritmi come quelli di qualche squadra che lo precede in classifica. Questa è la mia sensazione, quindi se imposti la gara sulla fisicità, sulla corsa, sul pressing e sull'intensità, ne, ne puoi uscire bene la Monza. Se te la vai a giocare sul piano tecnico, non c'è partita, secondo me. Detto questo, abbiamo aperto la trasmissione e l'odierno appuntamento con Edi Sport parlando uh, del definitivo passaggio, quindi totalmente le quote sono oggi eh, nelle mani di Joe eh, e Tacopina. Dobbiamo guardare con serenità, con tranquillità al futuro bianco-azzurro? Sì, secondo me sì, perché, ripeto, se, ne, Tacopina nelle sue possibilità economiche sta facendo le cose in maniera oculata, intelligente e positiva. Il settore giovanile è stato mantenuto, sono arrivati altri ragazzi, ne hai venduto qualcuno ma sono stati fatti altri acquisti, la prima squadra si è cercato di intervenire nelle possibilità in cui si poteva intervenire e si è intervenuto in maniera giusta. Basta, questa... e sappiamo che credo che anche per quest'altro anno ci saranno un po' di difficoltà da questo punto di vista, però c'è solidità, c'è una programmazione, c'è entusiasmo, c'è un presidente che ha voglia. È cambiato anche tanto del management sia a livello commerciale che a livello, che a livello diciamo, di dirigenti. Quindi vuol dire che ci sono dei cambiamenti. Sta mettendo dentro delle pedine di sua fiducia delle persone che conosce e di cui si fida. Quindi questo significa che c'è programmazione e quindi bisogna, secondo me, essere fiduciosi. Poi, Stefano, la sensazione che ta copina non sia solo, sono situazioni che andranno verificate con il passare del tempo, il trascorrere dei mesi, però personalmente credo che Tacopina poi avrà eh, dei soci, delle persone che lo affiancheranno proprio per poter disporre di ulteriori risorse oltre a quelle che potrà mettere sul piatto della bilancia lui, proprio per centrare quell'obiettivo che lui ha detto chiaro e tondo voler raggiungere sin dal momento in cui quest'estate... Aveva avviato questo passaggio di consegne con la famiglia Colombarini. Beh, lui ha sempre fatto così anche nelle, nelle esperienze precedenti, eh, è quello che ci mette la faccia inizialmente, che tesse i vari rapporti, e dà entusiasmo a piazze che magari erano un po', un po in depressione per, per diversi motivi. Ed è quello che finora ha fatto bene. Eh, sì, lui ha bisogno di, un, di una serie di, di soci che ci aspettiamo che arrivino, o partner, come dice lui. Partner, <ride> e anche perché insomma il futuro della spal a certi livelli dipende anche da queste risorse perché obiettivamente non si può pensare che ta'copina. Possa sostenere da solo un campionato di vertice di Serie B, come lui eh, vuole fare e in prospettiva di Serie A. Quindi lo, lo aspettiamo fiduciosi e, e vedremo la prossima estate cosa succederà. Ecco, rispetto a Venezia, Roma e Bologna, ha anche detto a Ferrara io voglio sistemarmi per tanti, tanti anni. Allora, il suo obiettivo era quasi esclusivamente quello poi di fare business, cioè di far crescere, e migliorare eh, le società per poi eh, cederle. Qui ha detto: io voglio rimanere, ovvio non lo può fare, non può raggiungere da solo questo obiettivo, dovrà avere dei soci, però sembra essere molto più coinvolto eh, nell'operazione SPAL rispetto a quelle eh, precedenti in Italia. Noi siamo in chiusura, Salernitana Spezia è terminata sul 2-2 a 2, e vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stato qui con noi, ringraziamo Riccardo Cervellati e a Stefano tutti. Manfredini e vi diamo appuntamento lunedì prossimo dopo la partita di sabato monza Spalla. E la vigilia di Spal regina? È la vigilia di Spal regina. Buonasera Buona a tutti. Buonasera a tutti.